Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming. Oggi un vlog di aggiornamento, per così dire, una nuova versione di fatto del canale, una patch del canale se vogliamo, un piccolo aggiornamento perché ho davvero bisogno di farlo, sia per introdurre per davvero nuove cose che in parte avrei già dovuto introdurre la scorsa settimana, ma non ne ho avuto il tempo e il modo per varie ragioni, non solo impegni personali, ma anche perché ho avuto la necessità di ragionarci un pochettino meglio da tanti punti di vista. Comunque lo vedrete nel proseguo di questo vlog, che non sarà particolarmente lungo perché di fatto è solo un vlog di aggiornamento sul canale, per dirvi un po' quali sono gli appuntamenti, le serie, le mie intenzioni durante la settimana. Alcuni cambiamenti sono anche importanti, dovuti a una nuova consapevolezza dopo questa prima settimana e qualcosa in realtà di esperimenti. Ok. La prima cosa che voglio dirvi è l'aggiornamento sugli orari delle live. Vi confermo la live del primo pomeriggio, la live serale e la live delle news, ma con qualche piccolo cambiamento. Partiamo dalla live delle news. Sarà sempre alle 2, non noterete sostanzialmente grosse differenze, ma, e questa volta per davvero, dovrà essere un pochettino più stringata. Non sono felice della durata delle live. So che a molti di voi piace una live news di un'oretta, ma a me devo dire di no, perché mi occupa un pochettino troppo spazio e credo che stringare un pochettino, andare un po' più al sodo, sia per quanto riguarda la quantità che la qualità delle news e la quantità di discussioni all'interno delle live delle news, insomma, bisogna ridurla un pochettino, ok? Quindi aspettatevi delle live di news d'ora in poi di 40-45 minuti massimo. Stringerò un pochettino, vedrete i primi cambiamenti già da oggi. Ma per il resto, sostanzialmente, sono le live di news a cui siete abituati. Poi, la live pomeridiana passerà dalle 3:30 alle 5:30 in maniera più rigorosa. Questo perché mi serve lo spazio già sia un pochettino prima che un pochettino dopo, sia per preparare le live, sia per lasciare spazio all'interno della programmazione a un qualcosa che adesso vi dirò. E la live serale è confermata dalle 21 alle 23, orario con cui ci troviamo bene sostanzialmente tutti. Poi, arriverà la nuova serie Proviamolo. I contenuti non cambieranno sostanzialmente, anche se saranno un po' specializzati. Il cambiamento più grosso che vedrete dal punto di vista grafico avrà l'estetica delle live, ma non sarà un vero e proprio video in live. Sto sperimentando con questa estetica perché vorrei che fosse un pochettino il brand del canale. Vlog a parte, come questo format qui, anche se con una nuova inquadratura, parleremo anche di questo. Vorrei che tutti i contenuti del mio canale fossero in live, a meno che non si possa fare altrimenti. Con la serie Proviamolo non è bene farla in live, ma mi piace l'estetica della live in ogni caso, quindi vedrete dei cambiamenti grafici, ma non, sostanzialmente non dei contenuti, anche se voglio che sia ancora più specializzata, per i motivi che tra un po', oltretutto, capirete meglio, verso i giochi che gli sviluppatori mi danno, sostanzialmente, che con le chiavi di gioco che gli sviluppatori mi offrono perché i giochi vengano portati sul canale, per la scoperta di realtà che nella stragrande maggioranza dei casi non si conoscono, che io non conosco e che probabilmente voi non avete, giochi di cui non avete mai sentito parlare. Mi fa molto piacere avere questa finestra per promuovere delle piccole realtà che secondo me si meritano attenzione, anche perché ogni tanto nascondono delle piccole perle. A volte sono in realtà anche dei giochi che lasciano veramente il tempo che trovano, ma mi piace molto che ci sia questo, un gioco che nessuno conosce di base e che possiate scoprire proprio grazie alla mia serie. Moltissimi giochi, come già è successo da mesi se non da anni e come succederà ancora di più nell'immediato futuro a partire da oggi, sarò l'unico a portarli su YouTube Italia con tutta probabilità. Per alcuni giochi si potrebbe dire cavolo, motivo c'è, però insomma mi fa molto piacere dare un'opportunità sostanzialmente a qualunque titolo. Questa è la nuova serie Proviamolo e sarà ogni giorno alle 6 di pomeriggio, però cambiamento dovuto alla presenza della live dalle 3:30 alle 5:30. Dopodiché, le nuove recensioni. Come vi ho già detto, ci sarà un cambiamento radicale e farò le recensioni in live.
e le recensioni in live saranno sporadicamente alle 19, cioè alle 7 di pomeriggio, quando è necessario farle. Credo che ne vedrete un po' negli ultimi giorni, perché purtroppo ho accumulato un bel po' di recensioni che devo fare nelle prossime settimane. Diciamo un paio di recensioni a settimana, se non di più, probabilmente le vedrete. Ma è il nuovo format, quello importante. Non ho avuto la possibilità di testarlo la scorsa settimana come avrei voluto, perché ci ha voluto molto per mettere a punto tutto quanto. Però sostanzialmente adesso vi spiego come saranno. Sarà l'unica live in cui veramente sarò un pochettino più rigido con la chat e con i commenti. Sarà una live in cui davvero ho la necessità di andare al sodo per quanto riguarda la conversazione, perché sia una discussione pulita, semplice e focalizzata, e perché sia fruibile non solo da chi è in live in quel momento, ma anche da chi guarderà il video dopo. Verrà strutturata in questa maniera, soprattutto per le prime puntate, in cui dobbiamo, in realtà non solo dovete, abituarvi a questo nuovo format. I primissimi minuti saranno di introduzione, vi spiego le regole della recensione, cioè soprattutto il fatto che i commenti devono essere sul gioco, se no non li leggerò. Purtroppo devo fare così per mantenere, come ho detto, la conversazione pulita e il video fruibile e focalizzato. Primissimi minuti di introduzione, dopodiché cambio scena e per 15-20 minuti io parlo diretto, senza guardare la chat, spiegandovi tutto quello che penso riguardo a quel gioco. Dopodiché cambio scena di nuovo, do il voto, ultime parole conclusive, dopodiché mi giro verso la chat e cominciamo a discuterne insieme per tipo una mezz'oretta, qualcosa del genere. Mi aspetto che la recensione duri una 45 minuti, 50, qualcosa del genere, dovrebbe durare un po' meno di un'ora. E mi piace molto questo nuovo format, idealmente, lo devo ancora testare, perché dà la possibilità di parlare in live di un gioco e vi avviserò prima, magari con 24 ore di anticipo, oltre che il giorno stesso, perlomeno per quanto è le mie intenzioni, riguardo alle recensioni, perché così potete venire a quell'appuntamento per parlare di quel gioco in maniera un pochettino, cioè sarà il video più la live più specializzata di tutte, questa qua, di volta in volta a seconda del gioco di cui dobbiamo parlare, d'accordo? Questa è la mia intenzione con le recensioni. Questa settimana sicuramente partiranno, perché ho il template e il format pronto per essere mandato in live, al netto di alcune piccolissime cosette che devo testare, che devo decidere, ma si tratta veramente di minuzie. Il format è pronto per partire, con tutta probabilità vedrete la prima recensione domani. Poi, un'altra cosa molto importante è che vi confermo la presenza questa settimana di una nuova serie, che si chiamerà Primo Impatto. Nelle mie intenzioni, questa serie Primo Impatto tratterà i giochi che so per certo essere validi, so per certo che potrebbero potenzialmente meritare una serie, ma che non sono sicuro di voler portare come serie sul canale, per moltissime ragioni. Non sono sicuro che il gioco sia il mio genere, un genere che mi piace giocare, non so se il gioco sia promettente abbastanza, insomma, ho dei dubbi riguardo alla possibilità di fare una serie su questo gioco oppure no, però è comunque un gioco che ha una certa fama, per così dire, e ci vuole un pochettino di più della serie Proviamolo, diciamo così. In passato alcuni video della serie Proviamolo sono stati più lunghi di altri, per tante ragioni differenti. Questo vorrei che cambiasse nel futuro, mantenere i video della serie Proviamolo molto più stringati, tranne in qualche caso, che quello capiterà comunque qualche volta per forza, e dedicare la serie Primo Impatto ai giochi che già so che potrebbero meritare una serie, ok? Ma di cui non ho ancora deciso il destino, per così dire. La faremo in live, questa serie Primo Impatto. Saranno ogni volta dei nuovi giochi che giocheremo per un'oretta, due all'incirca, su per giù, un'oretta e mezza, due, più o meno questa durata qua. Al termine della live decideremo insieme se è il caso di portarla o no, una serie su questo gioco. Io vi dirò se sono convinto oppure no, e sentirò anche il vostro parere, d'accordo?
questa è una delle innovazioni più grandi di questa nuova versione del canale 2.0, in realtà 2.1 con il video di oggi. Anche questo è un esperimento, però credo che sia una serie che avrà assolutamente il suo posto all'interno della programmazione del canale, perché sembrerebbe essere molto promettente e mi dà la possibilità di portare alcuni titoli che sono rimasti indietro di fatto. Poi, e questa è probabilmente la novità più grande in assoluto, è che qui un po' di introduzione ci vuole. Col passaggio a tutte le serie in live, io in realtà, come vi ho già detto, sto un po' risparmiando tempo, perché non devo fare l'editing, l'export, l'upload, scrivere tutte quante le descrizioni di video separati, ma posso fare meno video in live. E anche se la tempistica, cioè la quantità di tempo dedicata al canale online, cioè visibile da voi, la quantità di ore a disposizione giornaliere è sicuramente aumentata nell'ultimo periodo con il cambiamento del canale, le mie ore di produzione invece sono paradossalmente diminuite, perché portando tutto quanto in live mi è tutto più facile da portare. Certo, c'è ancora molto lavoro da fare sulla mia abitudine, sul testare le serie, sul testare tante altre cose, ma sostanzialmente sono felice di questo cambiamento. I contro che ci sono li avevo già valutati, tranne uno in effetti, che effettivamente ho sottovalutato. Facendo tutto quanto in live, mi si è, diciamo, condizionata la vita ancora di più. Cosa vuol dire questo? Che di fatto, se prima poteva capitare una giornata in cui ero super impegnato e non potevo fare video, sostanzialmente capitavano anche delle giornate in cui invece ero più libero e magari mi avanzavo un po' la programmazione ed ero capace di registrare anche 9, 10, 11, 12 video al giorno. È capitato, ve lo garantisco, per avanzare un po' nella programmazione, o magari quando sapevo che sarei stato impegnato qualche giorno, no? Con le live questo non si può fare, non mi posso anticipare niente perché i contenuti appunto sono tutti quanti in live. Da qui ho la necessità di ricavare uno spazio per me stesso e per tutte le attività che non riguardano il canale o il lavoro, se volete, perché il lavoro lo sto comunque incastrando all'interno dei vari orari, o meglio, sto incastrando le live all'interno degli orari che posso permettermi con il lavoro in questo momento. Però, insomma, morale della favola, ragazzi, mi serve un giorno libero. Ne abbiamo già parlato nella live di chiacchiere di ieri, tutto quello che vi sto dicendo ne abbiamo parlato nella live di chiacchiere, e colgo l'occasione per ricordarvi l'appuntamento di domenica alle 21. È stata una bellissima live quella di ieri sera, perché abbiamo parlato di cose serie come queste, abbiamo ragionato insieme, ma abbiamo anche passato veramente una bella serata tra amici. Questo inciso a parte, ne abbiamo già discusso ieri e insieme abbiamo deciso che sia per motivi tecnici, sia per motivi pratici e sia per motivi, diciamo, di principio, è meglio che il giorno libero sia il sabato. Perché per quanto mi riguarda l'utenza cala il sabato, l'ho notato da moltissime cose e da molto tempo ormai, contenuti in live e non. E il sabato poi tendenzialmente io tendo a essere impegnato, vi garantisco, non tanto per cose mondane, però anche per lavoro o cose del genere. Quindi d'ora in poi il sabato sarà libero da live, non da video, perché una cosa che invece posso fare è concentrare nel sabato tutti i contenuti che non sono in live, ok? Serie proviamo la parte che esce ogni giorno. Quindi il sabato non ci saranno live, non ci sarà più la live delle news, non quella pomeridiano, ma o quella della mattina o quella della sera, non ci sarà assolutamente niente, è il giorno libero per me. Ma durante la settimana io, nei ritagli di tempo, registrerò degli altri contenuti riportando concentrati all'interno del sabato la serie Q&A, per esempio, i vlog e altri video pre-registrati di varia natura, come possono essere dei multiplayer con qualcuno in locale, per esempio, come possono essere la serie retro gaming o tante altre cose del genere. Tutto quello che non viene fatto in live, serie proviamo alla parte, verrà concentrata su sabato. Quindi voi avrete comunque dei contenuti sul canale, ma io in quel momento starò facendo altro e per me è effettivamente un giorno libero. Questo migliorerà anche un pochettino la pressione che ricevo per quanto riguarda questo progetto, e credo che aumenterà la mia energia e la mia possibilità di organizzarmi, di fare tante altre cose
il sabato che ho necessità di fare, d'accordo? Quindi questo è quanto, ragazzi, per questa versione 2.1 del canale. Io spero che questo vlog vi sia utile, spero che questi cambiamenti siano a voi graditi. Io credo che siano un'ottima cosa per il canale. Molti di questi sono sperimentali, ma ho fiducia nel fatto che secondo me saranno graditi e saranno funzionali al progetto che stiamo tenendo tutti quanti insieme. Ok? Soprattutto dopo la live di ieri sera voglio ringraziare davvero tantissimo la community per il supporto. Stiamo davvero diventando una bella realtà, passo dopo passo siamo veramente un bel gruppo di amici, stiamo cominciando davvero a diventare e sono molto 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 contento di questo. Ok? Detto questo, per questo vlog è tutto, ragazzi. Spero che sia stato tutto quanto chiaro e spero che vivremo insieme delle belle cose già a partire da questa settimana. Quindi, ragazzi, per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e se vi piacciono questo tipo di contenuti, e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale. E niente, ragazzi, questi sono i cambiamenti. Da oggi si comincia con una nuova versione, una patch di questa nuova vita del canale, la versione 2.0. D'accordo, ragazzi? A presto!